Non è certamente un argomento noto a tutti, ma molti dei grandi artisti del Novecento, siano essi stati pittori, scultori o fotografi, si cimentarono con la creazione di gioielli, producendo straordinari capolavori in oro e pietre preziose, contribuendo alla contaminazione tra le arti anche in oreficeria. Diversi di questi lavori sono opere caratterizzate dagli elementi tipici delle sculture, dei dipinti o delle fotografie degli artisti che le crearono. Altre invece rappresentano delle vere e proprie ricerche sui generis, degne di essere conosciute. Di seguito vediamo alcuni degli esempi più famosi. Flower Head Piece è un diadema creato nel 1940 in ottone dall'americano Alexander Calder, noto per le sue sculture di arte cinetica che occupano gli ambienti sospesi al soffitto. Tipico del suo immaginario è il ricorso a forme tratte dal mondo vegetale. In questo caso, protagonista del gioiello scultura è un fiore che assume tuttavia una forma non molto frequente nelle opere scultoree di Calder, con i petali che si dispongono a formare una corolla stilizzata. Per Salvatore Dalì invece l'orecchio era simbolo di armonia e unità. I suoi orecchini, dal titolo La persistenza del suono, ricordano la forma di due cornette del telefono. Questo disegno, scrisse lo stesso artista, ci ricorda la rapidità della comunicazione moderna, la speranza e il pericolo dei cambiamenti improvvisi di pensiero. I telefoni, del resto, sono spesso presenti nell'opera dell'artista spagnolo, basti pensare al famosissimo telefono Aragosta. Questi orecchini sono stati creati nel 1949 in oro 18 carati e montano rubini, smeraldi e diamanti. La spilla di Giorgio De Chirico, dal titolo Cavallo con cavaliere con berretto frigio, è l'esatta riproduzione in forma di gioiello di una sua scultura rappresentante un cavaliere con berretto frigio in sella al suo cavallo. Si trattò di un tema che De Chirico affrontò e replicò più volte nel corso della sua carriera. Il berretto frigio è presente anche in altri dipinti in quanto simbolo di libertà. Era infatti il berretto che indossavano i liberti nell'antichità e fu poi il copricapo simbolo dei rivoluzionari francesi. La spilla è stata creata nel 1950 in oro 18 carati. Gino Severini, invece, artista tra i più rappresentativi del futurismo, dopo gli anni 30 conobbe un vistoso calo della sua produzione che si fermò quasi completamente nel dopoguerra. Questa spilla è però una delle opere estreme della sua produzione, sembra quasi una summa, tradotta in gioiello, delle caratteristiche della sua arte futurista, alla quale era tornato proprio nel secondo dopoguerra, dopo aver conosciuto una parentesi classicista abbastanza lunga. La sua spilla è quindi un insieme di dinamismo, velocità, forma e trasformazione. La spilla è stata creata nei primi anni 60 in oro giallo e monta rubini, zaffiri, smeraldi e diamanti. George Braque invece creò una serie di gioielli ispirati ai personaggi della mitologia, come nella spilla Elena, una spilla che assume le sembianze di un volto femminile stilizzato simile a quelli che si trovano in tanti suoi dipinti dell'artista francese, uno dei massimi esponenti del cubismo. La spilla è in oro 18 carati e monta turchesi, smalti e diamanti. Degli artisti del Novecento, Gio Pomodoro fu tra i più attivi nel campo dell'oreficeria. I suoi gioielli rappresentano una parte importante della sua produzione e proprio con i gioielli partecipò giovanissimo alla Biennale di Venezia del 1956. Le sue opere in oro e pietre preziose degli anni 60 riflettono le sue ricerche sulle forme e intenzioni che in parte sono ravvisabili anche nelle increspature che caratterizzano gli elementi di questa originalissima collana, uno dei prodotti più alti della sua oreficeria. Come il cognato Gio, anche Arnaldo Pomodoro ha condotto diverse ricerche nell'ambito dell'arte del gioiello. Si tratta di un filone che compare nella sua produzione già negli anni 40 e che l'artista non ha mai abbandonato. Solitamente i suoi gioielli riflettono le sue ricerche scultoree. L'uovo, invece, è un elemento che ricorre nell'arte di Lucio Fontana ed è in particolare protagonista della serie Fine di Dio. L'uovo che per l'artista italo-argentino rappresenta l'inizio di una nuova vita dopo la fine di un'altra fase, compare anche nei suoi concetti spaziali degli anni 60. Anche ai gioielli Fontana aveva dato lo stesso titolo che aveva immaginato per le sue opere più celebri come I tagli o I buchi. Man Ray invece sviluppò il suo Optic Topic nel 1972 insieme al gioielliere italiano Giancarlo Montebello. L'opera nasceva come un paio di occhiali da sole in argento dorato che invece di avere le lenti avevano una superficie bucherellata.
Poi l'artista decise di trasformare il tutto in una maschera. Questa maschera aveva scritto nel 1975 in una lettera a Montebello: non deve essere usata per alcuna funzione pratica, ma deve essere semplicemente indossata o tenuta in mano. Il titolo? Optic Topic. Curiosamente il titolo, che in italiano suonerebbe come argomento di ottica, è composto da due parole che sono l'una l'anagramma dell'altra. Il visage de faune compare in diverse opere di Pablo Picasso, soprattutto in ceramica, ma diventa protagonista anche di un medaglione d'oro. La prima realizzazione, avente per tema il volto di un fauno, risale al 1955 e ci comunica tutto l'interesse per la mitologia che ricorre in gran parte nella produzione del grande pittore e scultore cubista. La collana di Niki de Saint-Phalle, dal titolo Assemblage en Classe, è stata prodotta in varie edizioni dal 1974 al 2015. È un assemblaggio tipico dell'artista francese che ripropone sotto forma di gioiello uno dei coloratissimi personaggi che affollano il suo immaginario. La collana del 1974 è in oro giallo, 18 carati. Capire i linguaggi che ci hanno preceduti ci aiuta a capire quelli presenti e magari a crearne di nuovi. Buona arte a tutti!